Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata del nostro documentario sull'uomo di Neanderthal. E, come cercherò di fare sempre in questa nuova serie di ACDC, io vado avanti a provare a rispondere alle vostre curiosità che ci sono arrivate per mezzo dei social. Cosa è successo ai Neanderthal? La vera risposta sarebbe saperlo. Tutti vorremmo saperlo, cosa gli è successo. Si possono fare delle ipotesi. In passato si preferivano le ipotesi spettacolari. Del genere li abbiamo ammazzati tutti. Arriva l'Homo sapiens dall'Africa e stermina gli europei. Arrivano i neri, cioè noi, dall'Africa e sterminano i bianchi europei. Non oso pensare gli usi politici che si potrebbero fare di questa immagine. Altri hanno avanzato ipotesi spettacolari ma più raffinate. Per esempio, si accoppiavano fra loro i nostri e i Neanderthal. Però i nostri, più longilinei, alti, snelli, neri, piacevano moltissimo alle donne Neanderthal, che quindi facevano molti figli con i nostri. Però, non essendo la stessa specie, questi figli erano sterili. E così, col passare dei millenni, sempre più donne Neanderthal non producono figli in grado di riprodursi a loro volta. Queste però sono tutte ipotesi vecchie. Oggi sono di moda ipotesi più, come dire, più legate alla struttura sociale. Ecco, si dice i Neanderthal cacciavano e basta. I nostri, i sapiens, imparano a commerciare. E questo gli dà più possibilità, arricchisce il loro orizzonte. Alla fine prevalgono. Qualcuno ha detto, è la separazione dei lavori, uomini e donne. I Neanderthal non facevano differenza. I sapiens sì. Le donne si occupano del raccolto, gli uomini vanno a caccia, fanno la guerra. Viene fuori, spiace dirlo dal nostro punto di vista, una società più efficiente. Il problema di queste nuove ipotesi è solo uno, che in realtà non ne sappiamo niente. Sono fondate su pura speculazione. E quindi in realtà alla domanda cosa è successo ai Neanderthal, noi tuttora non siamo in grado di rispondere. Sarebbe bello saper rispondere a quest'altra domanda bellissima. Anche noi, anche i sapiens potrebbero estinguersi in favore di una nuova specie umana? Certo che sarebbe possibile. Però tenete conto che la differenza è grossa. I sapiens sono comparsi in Africa e i Neanderthal non ne sapevano niente. Si sono visti arrivare una nuova specie. Oggi non potrebbe succedere. È possibile che fra milioni di anni, anche meno magari, l'Homo sapiens sia cambiato così tanto che gli scienziati decideranno che c'è stata una mutazione e che quella è una nuova specie. Ma non sarà comunque una specie nuova che arriva e ci sostituisce. Saremo noi che ci saremo trasformati in qualcos'altro. Buona visione. È stata una delle specie umane di maggior successo che siano mai esistite. Per 250.000 anni hanno dominato il continente europeo, un territorio difficile e pericoloso. Poi, 35.000 anni fa, un'altra specie ha cominciato a minacciare gli uomini di Neanderthal. In questa gara evolutiva ci sarà un solo vincitore. Niente nell'esperienza di questo giovane neandertaliano l'ha preparato a un incontro del genere. Lo straniero non solo ha un aspetto diverso, ma pensa e agisce in un modo del tutto ignoto all'uomo di Neanderthal. È una nuova specie di umanità. È l'Homo sapiens, noto in Europa come Cro-Magnon.
Vedere è una cosa, capire è un'altra. Fear. 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 Halt. Go. Go. Halt, fear. One. Satu. Satu. Pau. Non possiamo sapere esattamente come i neandertaliani abbiano reagito quando videro i Cro-Magnon per la prima volta. Tia. Ma vivendo in un mondo così isolato, è possibile che non abbiano compreso l'importanza di ciò che vedevano. Per ora, l'unica cosa che preoccupa il clan è l'arrivo dell'inverno. Sono uno dei clan più piccoli che vivono in questa zona della Francia. Un anziano e un ragazzo. Tre maschi adulti e tre femmine costituiscono il nucleo familiare. Ognuno deve fare la sua parte se vuole sopravvivere nei prossimi mesi. Questo ramo di nocciolo sarà un'ottima lancia. Ma la giovane femmina presto dovrà interrompere la caccia. È quasi all'ottavo mese di gravidanza. La gamma di utensili dei neandertaliani consiste di circa sei tipi, tutti concepiti per funzioni più specifiche rispetto a quelli usati dai primi esseri umani. Asce a mano, sagomate per consentire una più comoda impugnatura, rappresentano uno strumento multiuso che serve a spezzare le ossa e a tagliare la legna. I raschiatoi servono a preparare e ammorbidire le pelli degli animali. Punte triangolari vengono usate come coltelli o possono diventare micidiali punte di lancia. Le schegge levalloisiane sono però il maggior risultato tecnologico del Neanderthal. Alcune avevano i bordi talmente affilati da essere ben cinque volte più taglienti di un bisturi. All'interno del clan, metodi e tecniche di fabbricazione degli utensili vengono tramandati di generazione in generazione. Ci sono alcune sottili differenze tra gli utensili usati da questo clan e quelli di altri gruppi neandertaliani sparsi per l'Europa, a dimostrazione degli scarsi rapporti esistenti tra i vari clan. La femmina dominante irrobustisce la sua lancia alla fiamma del fuoco. È una tecnica efficace, ma non è nuova. Esiste da circa mezzo milione di anni, addirittura da prima della comparsa dell'uomo di Neanderthal. La vita isolata dei clan influisce direttamente sul suo sviluppo. La scarsa interazione con altri gruppi significa anche poche possibilità di scambiarsi nuove idee e nuove tecniche. Il risultato è che gli utensili neandertaliani sono cambiati poco nell'arco di 250.000 anni. Il maschio dominante usa della resina per fissare la punta all'asta della lancia. Poi la stringe usando tendini di animali.
È un'arma sofisticata, capace di penetrare nella pelle più dura. Ma è anche troppo pesante per poter essere scagliata a grande distanza, e ciò espone chi la usa ai pericoli di una caccia a distanza ravvicinata. L'uomo di Neanderthal era in grado di produrre innovazioni. Era in possesso delle capacità cognitive necessarie per elaborare nuovi oggetti, nuovi strumenti. Parrebbe di sì, a giudicare da alcuni reperti archeologici. Trentacinquemila anni fa, infatti, all'improvviso, avvenne una trasformazione radicale. Le tecniche neandertaliane di costruzione degli utensili cominciarono a cambiare. Oltre alla pietra, adesso si usavano anche le corna dei cervi, le ossa e persino i denti delle prede. Per la prima volta venivano realizzati non solo utensili, ma anche oggetti decorativi, come monili. Alcuni studiosi vedono in tutto ciò la prova di una rivoluzione nel pensiero dei Neanderthal. Ma non si può fare a meno anche di constatare che questo grande progresso coincise proprio con l'arrivo dei Cro-Magnon. È probabile che l'uomo di Neanderthal si limitasse a copiare le tecniche dei Cro-Magnon, senza in realtà afferrare il reale significato di questi oggetti, di questi segni e di questi simboli. In effetti, i Cro-Magnon possedevano un'arma più potente di qualsiasi utensile messo a punto dai neandertaliani: il cervello. Questo, sebbene non fosse di dimensioni maggiori rispetto a quello dell'uomo di Neanderthal, era capace di formulare nuovi modi di pensare. La pittura del corpo e la costruzione di monili sono solo manifestazioni esteriori di qualcosa di molto più profondo. È arrivato l'inverno. I cervi sono migrati a sud in cerca di un clima più caldo. Anche nei momenti migliori il bilancio tra scorte di cibo ed esigenze del clan è sempre precario. L'arrivo dei Cro-Magnon minaccia di far saltare tutto. Il cibo è diventato ancora più scarso. Uccidere un mammut è un'impresa pericolosa. Per queste donne, una delle quali in stato avanzato di gravidanza, il rischio sarebbe troppo alto e per questo si accontentano di una carcassa. Questo tipo di carne non è l'ideale. Un animale morto da qualche tempo può ospitare batteri molto pericolosi. Fortunatamente, questo esemplare non è deceduto da molto. Il clima freddo e l'acqua gelida hanno aiutato a conservare la carne.
Le donne useranno poi il fuoco per riscaldarla. Ben presto sulla carcassa accorreranno altri predatori molto pericolosi come leoni o iene. Le donne quindi devono portare via ciò che possono e in tutta fretta. Mentre il giorno volge al termine, la temperatura scende a quasi 20 gradi sotto lo zero. Gli uomini dormono all'interno della caverna, riscaldati dal calore di due fuochi. Ma stanotte, per le donne del clan, non ci sarà riposo. All'esterno, la giovane donna ha le doglie. Per lei è un momento molto delicato. I neonati neandertaliani erano più grandi dei nostri. Fortunatamente le donne di Neandertal avevano bacini adatti ad ospitarli. Inoltre, le dimensioni e la particolare struttura del bacino fanno pensare che le donne neandertaliane avessero un dotto uterino più largo delle donne di oggi. Ciò nonostante gli spasmi sono violenti. Il parto è andato bene. Ma le difficoltà del neonato non sono certo terminate, anzi. Il bambino è nato in pieno inverno. È un brutto segno per il clan. La giovane mamma lo allatterà per i prossimi 5 anni. L'allattamento richiede molte energie. La donna avrà bisogno di 1000 calorie al giorno in più per produrre abbastanza latte per il piccolo.
Durante questo periodo sarà meno presente nelle cacce. E il gruppo dovrà prendersi cura di lei. Man mano che il tempo si fa più rigido e il cibo più scarso, questo è un peso che a stento il clan riesce a sostenere. Circa la metà dei neonati neandertaliani moriva prima di raggiungere l'adolescenza. Frammenti di scheletri e crani, molti con la dentizione adulta non ancora discesa dalle gengive, rappresentano la maggior parte dei reperti fossili in nostro possesso. I difetti dello smalto dei denti indicano che la fame era una delle cause più frequenti dei decessi. Ma sono i resti dei neonati a fornirci la prova più agghiacciante di quanto fosse dura la vita in quei tempi. Minuscoli scheletri sono stati rinvenuti in buche poco profonde, a indicare una probabile sepoltura con qualche forma di rito per queste morti premature. Tuttavia, nel 1993, in un sito in Israele, gli scheletri di due neonati sono stati ritrovati tra rifiuti e carcasse di animali. Questo fa pensare ad uno scarso valore attribuito a quelle vite e alla probabilità di una morte sopraggiunta per cause non naturali. L'infanticidio può apparire una pratica brutale, ma per secoli presso alcuni gruppi di cacciatori ha rappresentato un metodo diffuso di controllo delle nascite. Solo con atti tanto spietati il clan è in grado di sopravvivere. Adesso il bilancio tra vita e morte si fa ancora più precario. Per la prima volta, l'uomo di Neanderthal ha un competitore. I Cro-Magnon adottano strategie diverse per la sopravvivenza. Socialmente adattabili e competitivi, hanno colonizzato gran parte del continente. Piccolo e autosufficiente, il clan difficilmente cercherà l'incontro con i Cro-Magnon. Ah.
I ritrovamenti indicano che in alcune parti d'Europa le due specie hanno convissuto, apparentemente in modo pacifico, per molte generazioni. Ma in questa parte della Francia, il passaggio dagli insediamenti neandertaliani a quelli dei Cro-Magnon risultò molto più rapido e drammatico. Tra le ultime parti d'Europa ad essere colonizzate, queste fertili vallate rappresentavano un valido motivo per scontrarsi. La lancia ha perforato il polmone del maschio dominante. Ha perso molto sangue e la sua vita è in pericolo. Il clan si stringe intorno a lui. È in gioco il futuro di ognuno di loro. Per chiarire gli aspetti più oscuri della vita dei neandertaliani, talvolta gli studiosi si trovano a fare i detective. Anche un semplice osso può racchiudere una grande quantità di preziose rivelazioni. Nel 1953, nella caverna di Shanidar in Iraq, i ricercatori hanno scoperto una costola di uomo di Neanderthal. Inizialmente non sembrava un ritrovamento eccezionale, ma ad un'analisi più attenta emerse una storia straordinaria. Una piccola irregolarità sulla superficie dell'osso risultò essere un taglio. Un'arma era penetrata tra l'ottava e la nona costola, recidendo l'osso e perforando il polmone. La vittima era stata pugnalata. Nonostante la grave ferita, l'uomo però non morì. L'accrescimento osseo rivela che la frattura cominciò a rimarginarsi formando un callo osseo e questo indica che il gruppo si era preso cura del ferito. I membri del clan hanno ampie conoscenze sulle proprietà curative delle piante. Lo sfagno viene usato per disinfettare la ferita.
Le foglie di consolida maggiore favoriscono la crescita dell'osso. Entrambe le specie vegetali crescono nei pressi della caverna. Ma con una ferita di questa gravità non c'è molto da fare. Sono passate 3 settimane. Il maschio dominante è morto. Non sappiamo con certezza se il clan abbia avvertito un senso di perdita o di dolore. Né se avesse qualche concetto di al di là. Ma il trattamento riservato al compagno deceduto fa pensare ad un senso di umanità. Parte dello scheletro giace in una buca poco profonda nel pavimento. Il braccio destro è ripiegato sul torace, la mano sinistra sullo stomaco. Una classica posizione sepolcrale. Questo corpo, rinvenuto nel 1983 in una caverna in Israele, è stato oggetto di un grande dibattito. Sparsi tutt'intorno sono stati rinvenuti denti e ossa animali. Alcuni studiosi hanno visto la prova di un rituale. In un'altra tomba in Iraq, tracce di polline indicano la possibile sistemazione di fiori nella tomba. Ma si tratta di ipotesi controverse. I materiali trovati nelle tombe possono essere detriti che ricoprivano comunque il pavimento della caverna e le sepolture neandertaliane forse erano solo un sistema pratico per disfarsi dei corpi dei deceduti. E se invece si trattava di qualcosa di più umano? All'interno della caverna, il corpo sarebbe rimasto vicino al clan e al sicuro dagli animali necrofagi. Morto il leader, il ruolo dominante adesso spetta al fratello minore. Questi si trova a fare una scelta difficile. Restare nella caverna e rischiare un nuovo scontro con i Cro-Magnon o abbandonare il centro dell'unico mondo che abbiano mai conosciuto. I Cro-Magnon prendono possesso della caverna abbandonata.
La useranno come dimora temporanea, in attesa che arrivi il resto del gruppo. I reperti fossili indicano che i Cro-Magnon si impadronirono di molti siti neandertaliani e vi si insediarono. L'uomo moderno è arrivato. Per l'uomo di Neanderthal non ci sarà ritorno. Il clan si dirige a ovest, verso la costa, lontano dai sentieri battuti dai Cro-Magnon invasori e in direzione dell'orlo estremo d'Europa. Per loro è un territorio ignoto. E più vanno avanti, più diventano vulnerabili. Per la giovane donna, l'ultima arrivata nel gruppo, il viaggio è troppo lungo. Fisicamente, i Cro-Magnon sono meno adatti alla vita in questo clima freddo. Ma hanno sviluppato utensili che permettono loro di vivere dove vogliono. Fiocine per uccidere il pesce nei periodi in cui le prede terrestri scarseggiano. Aghi d'osso per cucire gli abiti. Ma lo strumento più potente è il linguaggio. A differenza dell'uomo di Neanderthal, la lingua dei Cro-Magnon è più ricca e complessa. È la molla per lo sviluppo dell'arte e della cultura. Permette agli individui di formare gruppi sociali molto più larghi, di scambiare le merci e di formare alleanze nei momenti di bisogno. Questi nuovi modi di vivere hanno ripercussioni devastanti sulla specie di Neanderthal. Nel momento di maggior sviluppo, circa 50.000 anni fa, si stima che vivessero in quest'area circa 100.000 neandertaliani. Ma la diffusione dell'uomo moderno dall'Africa e dal Medio Oriente è stata inarrestabile. In gruppi anche di un centinaio di individui, i Cro-Magnon colonizzarono le migliori regioni europee assumendo il monopolio delle risorse. Gli uomini di Neanderthal furono cacciati dalle loro vallate e spinti sugli inospitali altopiani della Croazia e della Crimea, o a ovest, verso le coste montuose di Italia, Portogallo, Spagna e Francia. Trentacinquemila anni fa, la loro popolazione era scesa a poche migliaia di individui. Qui, ad alta quota, la vegetazione è troppo rada per sostenere la vita animale. C'è poca acqua e nessuna protezione naturale contro le intemperie. Quando soffia il vento gelido, le temperature scendono molto più di quanto non accadesse nelle vallate più in basso.
Con i loro corpi tozzi e robusti, i neandertaliani sono fisicamente più adatti a sopravvivere qui rispetto ai Cro-Magnon. Ma niente nel loro passato evolutivo li ha preparati ad affrontare un'esistenza tanto difficile. Devono mangiare, ma tagliati fuori dai loro territori di caccia, hanno grosse difficoltà a catturare le prede. Devono mantenere il livello della popolazione, ma tagliati fuori dagli altri clan neandertaliani, hanno più difficoltà a riprodursi. I legami che un tempo li univano cominciano a sfaldarsi. Forti, uniti, isolati, autosufficienti. Queste erano le qualità che avevano garantito la sopravvivenza della specie di Neanderthal attraverso le varie ere glaciali. Ma di fronte alla competizione, questi punti di forza si sono trasformati in debolezze che hanno contribuito a determinare il destino finale della specie. Quando giunse la fine, questa non fu dovuta a genocidio né a un disastro naturale. Fu probabilmente qualcosa di molto meno drammatico. L'uomo di Neanderthal perse semplicemente la competizione con una specie che aveva escogitato migliori strategie per la sopravvivenza. Non fu una sorte inevitabile. Secondo alcuni studiosi, con un tasso di natalità superiore solo del 2% o con una mortalità inferiore del 2%, l'uomo di Neanderthal avrebbe potuto evitare l'estinzione. Tuttavia, questo racconto evolutivo potrebbe aver avuto un finale a sorpresa. Fisicamente e culturalmente, uomo di Neanderthal e Cro-Magnon erano distanti anni luce, due specie distinte. Ma erano pur sempre esseri umani. Mossi dai medesimi desideri e pulsioni.
Se Neanderthal e Cro-Magnon fossero stati sufficientemente simili da desiderare l'accoppiamento, e qualora ciò fosse avvenuto, i geni sarebbero stati abbastanza simili da generare un bambino? Probabilmente non lo sapremo mai. La recente scoperta scientifica ci ha fatto sperare in una risposta. Nel 1998, nella Valle del Lepido, in Portogallo, gli archeologi hanno dissotterrato i resti di un bambino di 4 anni. Il corpo era stato macchiato con ocra rossa e sepolto in una buca poco profonda. Denti di cervo e conchiglie forate erano stati sistemati accanto alla salma del bambino. I piccoli incisivi e il mento appuntito sembrano confermare che si tratta di un bambino di Cro-Magnon. Ma il resto dello scheletro racconta tutt'altra storia. Gli arti sono corti e robusti come quelli della specie di Neanderthal. Eppure il bambino di Lepido è morto circa 3.000 anni dopo la presunta estinzione dell'uomo di Neanderthal. Potrebbe trattarsi di un ibrido, metà Cro-Magnon e metà Neanderthal? Gli scienziati sono ancora indecisi. Per quanto ne sappiamo oggi, la possibilità che Neanderthal e Cro-Magnon fossero abbastanza simili da potersi riprodurre rimane una questione aperta. Ma anche se ciò fosse accaduto, l'incrocio non sembra aver modificato il destino dell'uomo di Neanderthal. Circa 28-30 mila anni fa, nelle zone più remote della Spagna meridionale, dell'Italia centrale e della Croazia, morivano gli ultimi esemplari di Neanderthal, che lasciavano il pianeta in eredità ad un'unica specie umana, l'Homo sapiens. Noi abbiamo soppiantato l'uomo di Neanderthal da meno di 30 mila anni. L'uomo di Neanderthal era riuscito a sopravvivere per 250.000 anni sopportando il clima più rigido che il mondo abbia mai conosciuto. Ciò nonostante, quando giunse il momento, come è accaduto a tante altre specie di ominidi prima di lui, anche l'uomo di Neanderthal si estinse.